Non importa. Vorrei che venisse a conoscere la signora Kuhl. La signora Kuhl? La conosce almeno di vista, vero? È la direttrice della TV dei ragazzi. Come sta? Oh, splendidamente. Non mi sono mai sentita meglio. Quello che le diremo adesso è strettamente confidenziale. Vede, è ancora tutto lo studio per il momento. Ma ci tenevo a mostrarle che all'orizzonte c'era un raggio di sole. Margaret. Ecco, come probabilmente saprà, i programmi per i ragazzi sono stati, come dire, un pochino deludenti. Gli indici di gradimento dimostrano una leggera ma non indifferente flessione. E non esito a dirle che la cosa ci preoccupa un po'. Insomma, per farla breve, abbiamo deciso di sperimentare un programma di un genere assolutamente nuovo. Stiamo preparando una trasmissione a puntate di carattere avventuroso, nella quale abbiamo tutti molta fiducia. E con qualcosa di contemporaneo e anche rivoluzionario. Non mi dica. Scommetto che è Biancaneve che va a letto con i sette nani. Oh. La prego, Miss Packridge, cerchi di essere seria per un momento. La mia amica e io abbiamo intenzione di dare la precedenza assoluta al suo nome quando si tratterà di assegnare il ruolo della protagonista. Oh, scusate. Come si chiama il programma? Il mondo di Clarabella la Vacca. Devo quindi intendere che il ruolo in questione sia quello di una vacca? Una vacca molto umana, glielo assicuro, piena di piccole debolezze e di pregiudizi. Cambia tutto se è una vacca molto umana. Umana entro certi limiti, naturalmente, altrimenti i bambini non la prenderebbero sul serio. I ragazzi di oggi sono così smaliziati. Insomma, se ho capito bene, voi mi proponete seriamente di far la parte di una vacca? Ma vede, si tratta di personaggi animati. Voglio dire, non ci sono personaggi veri. Oh no, nessuno domanderebbe di interpretare. Si tratta soltanto della sua voce. Signora Kuhl! Io non ho la minima intenzione di far la parte di una vacca, in nessun modo e sotto nessuna forma. Sono stata abbastanza chiara o glielo devo mettere per iscritto? Sì. Sì, è stata chiarissima. Bene! Non avevo proprio intenzione di offenderla. Hai i nervi un po' scossi, Margaret. Ne riparleremo un'altra volta, cara. Sì, sì, tesoro, credo che sia molto meglio. Voglio parlare con te. Per favore, non fare scenate. Non ora, George, non qui. Sei ubriaca. Ubriaca. Fare mostra di essere sbronzi è un modo come un altro, forse il più facile, per affrontare alcune delle situazioni più imbarazzanti che si possono incontrare nella vita. E tu dovresti saperlo. Freddy, temo che Miss Buckridge abbia intenzione di combinarne qualcuna delle sue. Devi assolutamente aiutarmi ad allontanare da lei quella povera ragazza. Io non mi preoccuperei troppo. Da quanto ne so, ha un grande affetto per quella povera ragazza. Tutti siamo costretti a mentire ogni tanto. Ah, eccola qui, Miss Buckridge. Temevo di averla perduta. Senti, vecchia ciabatta dalla bocca smilata, sei assolutamente incapace di dire quello che vuoi dire? Oh, la prego. George, devi smetterla, sei ubriaca. Ah, oh, Miss Buckridge, temevo di averla perduta. Avevi paura che io facessi qualcosa di brutto alla nostra signora poetessa, non è vero? Per l'amor del cielo, George. Vuoi controllare? È tutta intera. Non del tutto incontaminata, diciamo così, da contatti umani, ma ancora usufruibile. Miss Buckridge, perché non cerca di frenarsi? Io non ho nessuna intenzione di frenarmi, mi dispiace. E quando avrò bevuto un altro po' di gin, vorrei discutere un paio di cosette con Miss McNulty in dettaglio. E sarà meglio che sia presente anche tu. Miss Buckridge, la prego. Perché non vai a farti fottere?